Buonasera, ben ritrovati a tutti voi da intorno alle 9. Nei reparti Covid dell'ospedale di Prato non si cura soltanto il corpo. Lo sanno bene i medici cattolici che nel giorno di Pasqua hanno avuto un mandato importante direttamente dal vescovo Monsignor Giovanni Nerbini, ovvero distribuire la comunione ai malati di coronavirus. Allora andiamo a parlare direttamente con due di questi medici che ci racconteranno questa esperienza. Salutiamo in collegamento Skype Filippo Risaliti e il dottor Lorenzo Guarducci, grazie per essere con noi ad entrambi. Buongiorno a tutti. Buonasera. Grazie ovviamente per il prezioso tempo che ci dedicate e noi lo ripetiamo sempre, grazie per il vostro prezioso lavoro, a voi e ai vostri colleghi in questa fase molto delicata. Bene. Allora, prima di arrivare un attimo a questa esperienza del giorno di Pasqua molto toccante, vorrei chiedervi velocemente qual è la situazione nei reparti Covid dell'ospedale di Prato attualmente. Il lavoro non manca e quindi c'è ancora molto da fare. La cittadinanza ha risposto in maniera pronta e adeguata alle sollecitazioni per il contenimento della malattia. E questo ci ha aiutato molto nel poter gestire e organizzare al meglio le risorse disponibili. Quindi adesso riusciamo a fronteggiare questo momento così difficile, ma dobbiamo ancora rimanere con la guardia alta, perché i malati hanno tempi di degenza molto lunghi e loro la possibilità di essere riaccolti a domicilio è spesso prolungata nel tempo. Bene, allora andiamo quindi al rito straordinario di Pasqua. Nato da un'esigenza, quella di essere vicini anche spiritualmente ai vostri pazienti, come si è concretizzata questa proposta? Allora, si è concretizzata e si è realizzata grazie all'intervento di tante figure professionali ed è nato molto spontaneamente. Nata da una volontà nostra che ha trovato pieno appoggio e riscontro da parte ovviamente di Don Carlo e poi, come avete già detto voi introducendo l'argomento, da parte del Vescovo, e si è concretizzata quindi con un gruppo di lavoro, chiamiamolo così, fatto da un oncologa, due medici del pronto soccorso, un medico della rianimazione e noi due sostanzialmente. Prima che prego. Sì? Prego. No, che ovviamente una volta incaricati dal vescovo e accompagnati dal Don Carlo, abbiamo poi distribuito il sacramento nelle singole stanze, perché il problema della pandemia riguarda principalmente l'isolamento, cioè questi sono malati che sono isolati. L'isolamento dei malati noi non solo lo percepiamo fisicamente, ma lo percepiamo proprio anche psicologicamente, lo viviamo tutti i giorni. E quindi per poter entrare nelle stanze, nel nostro quotidiano, noi adottiamo delle misure di prevenzione, che si chiamano dispositivi di prevenzione individuale. E conseguentemente questi provvedimenti devono essere tenuti, li abbiamo dovuti tenere anche nel momento della somministrazione del sacramento. E siamo entrati, per questo sono noi medici stati incaricati. Abbiamo visto un po' le immagini in sovraimpressione del nostro vescovo, il vescovo Monsignor Giovanni Nerbini, durante l'incontro con voi, prima della distribuzione appunto della comunione ai pazienti. Che cosa vi ha detto, cosa vi ha colpito delle parole di Monsignor Nerbini? Sua Eccellenza ci ha esortato a farci tramite in questo momento difficile, sia come di occuparci sia della parte corporale che della parte spirituale dei nostri pazienti, perché noi appunto in questo momento, in queste circostanze di lavoro, riusciamo a essere gli unici interlocutori per i nostri pazienti, perché le procedure di prestazione, di visita ai pazienti stessi sono molto laboriose e per il contenimento stesso del contagio questi devono essere isolati, quindi percepiscono una situazione
di isolamento fisico e anche spirituale. I loro parenti non sono ammessi alla visita e pertanto noi operatori sanitari siamo gli unici e riusciamo ad accedere con difficoltà, ma comunque riusciamo ad accedere fisicamente a queste persone. E tutto questo sempre mediato da questi dispositivi di protezione, voi ci vedete vestiti tipo marziani, quindi anche questo rapporto personale è ulteriormente influito da queste nostre protezioni. E il momento quindi dello scambio e della consegna, questa piccola cerimonia privata alla fine che si è istituita con ognuno dei pazienti, è stato un momento molto commovente e ci ha ricordato come questi non sono solo pazienti, ma sono persone che comunque dobbiamo sempre continuare a considerare nella loro parte corporale e nella loro parte spirituale. Che cosa vi hanno detto in quei momenti? So che avete pregato insieme, avete anche pianto con loro. Oddio. Le emozioni sono state tantissime. E le parole non sono state molte, però in tutti c'è sicuramente stato un ringraziamento e un evidente partecipazione fisica a quello che stava succedendo. Parlavano agli occhi più che alle parole. In effetti di parole non c'era grande bisogno, c'era istituito veramente un rapporto di relazione profonda. Devo dire la difficoltà più grande almeno per me è stata quella proprio di contenere l'emozione e le lacrime, perché quando si è vestiti con tutte le protezioni la mistera sarà, si appanna subito, non vedi più niente. E poi non ci si può sottrarre il naso, quindi è ulteriormente difficile. Veramente fa un grande sforzo per contenersi, ma in tutte le circostanze era molto difficile. Lo abbiamo già accennato prima, quanto l'aspetto psicologico e anche spirituale, oltre a quello fisico, incidono nella salute generale del paziente? Voi lo toccate con mano tutti i giorni. Quanto incidono sia l'aspetto psicologico che spirituale poi sulla salute complessiva del paziente? E questo, cioè, ci sono anche delle evidenze scientifiche a riguardo. L'aspetto psicologico influenza nel bene e nel male l'andamento poi anche di quelle che sono le componenti più fisiche della persona. Quindi la cura dell'aspetto psicologico e la cura dell'aspetto spirituale è necessaria, è inscindibile. La persona è unico. Esatto. Non si può pensare di curare solo il corpo e solo l'anima. Noi pensiamo che siano entrambe espressioni di una stessa unità, la persona. E inoltre spesso come medici ci viene chiesto anche di dare risposte a delle domande che non sono di tipo medico, cioè viene chiesto di dare una risposta tecnica a dei quesiti che invece sono esistenziali. L'uomo inevitabilmente si trova a doversi confrontare con la malattia, a volte con la disabilità e comunque con la morte. Queste sono domande a cui la tecnica e la medicina non possono rispondere. Quindi bisogna entrare in un contesto è differente da quello tecnico e che va in quello spirituale. Certo, in un'ottica più ampia. Una domanda che voglio rivolgere ad entrambi. Come vi sta cambiando personalmente, oltre che a livello professionale, questa battaglia che state conducendo in prima linea? In maniera molto profonda. Vuol dire che Lorenzo, prima di essere un collega, era per me un amico, quindi lavorare con lui è per me fonte di grande conforto, ma quasi tutti i giorni ci confrontiamo su questo argomento e noi pensiamo che forse non saremo gli stessi dopo che avremo superato questa situazione. Io quello che ci diciamo è che questa è un, come tutte le situazioni storicamente producono in modo inevitabile degli effetti sulle persone che le vivono.
provo a vivere. Il mio, l'esperienza è un'esperienza enorme e chiaramente ci cambia. E se uno si lascia trasformare da queste vicende, riesce a ottenere anche cose molto buone. Cioè, nella tragedia riesca a ottenere anche tanta grazia. Se la chiediamo da cattolici a Dio. Nella pratica riscontriamo questo, in mezzo a situazioni di grande dolore, di grande difficoltà, incontriamo comunque una struttura di solidarietà, di vicinanza e di amore diffuso fra colleghi, amici, parenti che ci sostengono e che ci aiutano tutti ad andare avanti. Un'ultima domanda strettamente diciamo scientifica, cosa possiamo aspettarci per il nostro territorio, anche se è difficile fare previsioni nelle prossime settimane riguardo all'andamento della malattia? Su questo direi che ci sono degli organismi che sono più addetti di noi a poter rispondere. Noi vediamo quello che succede dentro l'ospedale e abbiamo riscontrato un progressivo rallentamento delle richieste e delle esigenze che ci vengono sottoposte da parte del territorio. L'impressione che noi abbiamo è che la cittadinanza e in particolare la città di Prato ha risposto bene alle indicazioni fornite per contenere il disagio e questo, lo ripeto, ci ha dato modo di organizzarci per il meglio e quindi di poter fornire una risposta anche all'interno dell'ospedale adeguata e direi ben organizzata. Quello che è l'andamento del futuro, io ora aspettiamo anche con un pochino di ansia, quello che sarà il 3 di maggio, che può essere una data anche particolare, perché psicologicamente potrebbe anche sbloccare qualche meccanismo, mentre invece bisogna ancora mantenere alta l'attenzione. Grazie davvero allora ai nostri medici, il dottor Filippo Risaliti e il dottor Lorenzo Guarducci, per essere stati con noi, per averci dedicato un po' del loro tempo. Grazie a voi. Grazie a voi e arrivederci. Ancora un buon lavoro a tutti voi e a tutto il team di medici, infermieri, tecnici che operano in queste settimane molto particolari. Grazie davvero per tutto il vostro lavoro. E grazie a tutti voi per averci seguito. Intorno alle 9 torna domani sera, come sempre, dopo il nostro telegiornale. Arrivederci e una buona serata.